DG Photo Art. It's media, it's art. Buonasera a tutti, Maria Stella Eisenberg, vi leggo la scheda di presentazione della medesima, anche se più o meno so. Maria Stella Eisenberg nasce a Napoli ma vive a Caserta, e questo è un male. Succede. Docente nell'istruzione classica e successivamente dirigente in istituti superiori. Di concerto con la Fondazione Premio Napoli ha organizzato un gruppo di lettura presso il carcere di Lauro. Quel periodo che fossi dentro, poi ogni tanto mi rilasciavano. Ha avuto incarichi direttivi nell'associazione neurofibromatosi e nel comitato per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ha redatto rubriche settimanali sulla diversità, sulla diversabilità per il periodico Il Caffè con l'associazione casertana Spazio Donna. È intervenuta a favore delle donne vittime di violenza, ha fatto parte per un triennio della Commissione per le pari opportunità della provincia di Caserta, membro direttivo della rinnovata rivista Sud, ha pubblicato qualche titolo principale, perché, per esempio, Perché ancora i promessi sposi mi sembra un libro di un bel interesse, no? Quello. E poi ancora Alfabetando, posso saltare perché lei scrive sia di poesia che di narrativa, e quindi saltiamo al conta il tempo per favore, Vittoria, non ti distrarre. Dunque, i due romanzi che ultimamente ha prodotto, 2016 e 2018, entrambi con l'editore Spartaco, che è Santa Maria di Capua Vetere, mi pare, da quelle parti. Il primo romanzo si chiama Il tempo fa il suo mestiere e il secondo si chiama Il prete ebreo. Allora, entrambi i romanzi costituiscono in qualche modo una saga familiare. Il punto centrale è verosimilmente la residenza dei Rosenberg in Romania, e dove i padroni di casa sono Mosè e Malca, si chiama così, Malca. Sono ebrei rumeni e hanno avuto soltanto 15 figli. La residenza è molto grande, c'è una corte, servitù, ci sono spazi dedicati a varie attività all'interno, c'è sintomaticamente un bel portone massiccio del quale si dice che si apre verso l'esterno. Siccome in quel paese c'è molta neve, quando la neve supera il metro e mezzo, se non si spada fuori non si può aprire il portone e restano tutti in casa. Ma non è questo ovviamente il problema, perché vengono raccontate le vicissitudini di questa famiglia, e in quella cornice che la poetessa stessa rammenta è il secolo breve, come l'ha definita qualcuno in un bel saggio, e la diaspora, i problemi di razziali, eccetera. Sullo sfondo di questa situazione c'è la vita di questa famiglia. E tutto sommato i due romanzi sono l'uno, in questo senso dico è una saga, sono l'uno il continuo dell'altro. Un personaggio chiave è, ma lo diremo meglio continuando, Sara, una delle figlie di Mosè e Malca, e la quale partorirà due gemelli, Tobia e Simone, e qua nasce tutta una vicenda complicata, se non fosse stata abbastanza complicata la vita di quei tempi. Anche la vita interna doveva anch'essa essere del pari. Allora, la prima cosa che tutto sommato con la quale possiamo far cominciare Maria Stella è questa. Perché fare due romanzi? Tutto sommato, il prete ebreo è uno dei figli di Sara. La vicenda iniziale la conosciamo già, quindi nel medesimo romanzo avresti potuto sviluppare anche quello che concerneva questa situazione. Invece ne hai fatti due. Sì, buonasera a tutti. No, innanzitutto, vabbè, insomma. Allora, ne ho fatti due per un motivo molto semplice, perché
il bambino che viene abbandonato dei due gemelli deve risultare nella trama del primo romanzo abbandonato del tutto, escluso del tutto, emarginato in maniera totale e complessiva. Se io in quel romanzo gli avessi dedicato una parte in cui narravo la sua storia, lo avrei risucchiato all'interno di quella realtà familiare, di quella realtà storica e di quella realtà sociale dalla quale invece lui era stato escluso. Quindi questo è un primo motivo. Il secondo motivo è stato un motivo anche di mole, perché il primo romanzo già è 300 pagine. Se ce ne mettevo anche le 200 più o meno che riguardano il prete ebreo, diventava un mattone così, insomma, penso che non sarebbe stato opportuno. E poi c'è un terzo motivo, e poi mi taccio, è che il prete ebreo ha una sua fisionomia narratologica che è diversa da il tempo per il suo mestiere. E poi ha anche un'altra circostanza al suo attivo. Per me è il prototipo di una realtà molto attuale, ovvero il problema è quello dell'identità, perché un bambino che viene abbandonato alla nascita e poi adottato e passa attraverso tante traversie, quando scopre in parte e in maniera occasionale la sua origine, va alla ricerca della propria identità. E quindi questa è la storia di questa ricerca affannosa e drammatica della sua identità. E, è una cosa attuale, dicevo, e contemporanea, perché io sono rimasta molto, ma molto colpita e turbata da tutti questi bambini minori, in gergo burocratico vengono chiamati minori non accompagnati, che sbarcano sulle nostre coste, ai quali noi possiamo dare tanto in termini di accoglienza, cibo, vestiti, li possiamo far studiare, di tutto di più, ammesso che insomma si faccia veramente tutto questo, ma non possiamo restituirgli l'identità. Cioè questi bambini cresceranno senza sapere in realtà chi essi sono, perché magari un bambino è arrivato qui a 4 anni, ha avuto 4 anni di vita nel suo paese, con la sua famiglia, ha mangiato dei cibi, ha vissuto vedendo dei colori, vedendo una natura, non sappiamo un tipo di religione, e noi sì, lo accogliamo, gli diamo quello che possiamo, ma non gli diamo le cose che gli mancano, che gli mancheranno per tutta la vita. Ecco, questo per me è stato un motivo forse il maggiore. Forte. Va bene. Senti, a proposito poi del modo col quale hai scritto il romanzo, tu usi più registri. Passi dalla terza persona alla prima persona, utilizzi lo stile epistolare, le lettere, che so, utilizzi il saggio. A un certo momento uno si trova da una pagina e dice: questo è un saggio, non è un romanzo. Tutti questi generi sono connaturati al contenuto del romanzo, oppure sono un tuo modo comunque in generale di... Allora, diciamo che per il romanzo mi sono andati bene ad operare questi generi così diversi tra loro, però è anche un po' un mio modo di proporre. Se io mi rifaccio alla mia vita di insegnante, perché prima di essere preside appunto sono stata insegnante, io avevo l'abitudine di proporre ai miei alunni sempre un registro molto sfaccettato del contenuto della lezione, chiamiamola così, per cui sembrava che divagassi, mentre in realtà io me ne andavo per vie traverse e poi ricongiungevo il discorso, per cui questi ragazzi si trovavano alla fine ad avere un quadro molto ampio, esauriente, esaustivo di una realtà culturale che non necessariamente poi nel mio caso, io insegnavo italiano, latino, greco, materie umanistiche, però non necessariamente nel mio caso riguardavano queste discipline. Faccio un esempio rapidissimo.
se ho spiegato nel 600 la figura di Galilei, per esempio, no? Letterato, umanista, musicista, scienziato, io non me la sentivo di leggere una pagina dal dialogo dei massimi sistemi e dire ragazzi questo è Galilei. Dovevo per forza allargarmi, dovevo per forza adoperare dei registri diversi, perché per esempio per Galilei, questo è un ricordo datatissimo ovviamente, ma io gli ho fatto sentire anche la musica che ha composto Galilei. E poi ho invitato a venire con me in quel momento in classe a fare lezioni il collega di matematica e fisica, abbiamo fatto una lezione interdisciplinare. Quindi tutto questo è il mio modo di pormi di fronte alla professione. Sfaccettare di più, insomma, i personaggi. Tra l'altro questo, il primo romanzo è come tu stessa hai detto, polifonico, ci sono più voci, mentre il secondo in sostanza poi si parla essenzialmente Simone. E a proposito di questo ritorniamo a Sara, perché Sara ha avuto questi due bambini in una maniera particolare, non stiamo a sottolineare. Un piccino, Tobia, finisce per stare in casa Rosenberg e viene allevato come il fratello di Sara e non il figlio, cominciava a capire quale complessità ci possono essere, mentre l'altro è stato decisamente lasciato in un orfanatrofio convento e se ne avrà, diciamo, sarà recuperato in qualche modo grazie a quella donna Tatiana che ne prende cura in qualche misura. Ora, perché ricordo questo? Perché nelle tue note biografiche, un momento, aggiungo una cosa, Tobia, quello che è cresciuto nella casa Rosenberg, poi si fa grande, diventa medico, si trasferisce in Italia a causa dei problemi razziali, in Italia conosce una bella signora e la sposa e avrà due figli. Una delle due, Miriam, è un personaggio anch'esso di una certa importanza. Se andate a leggere le note dell'autrice, trovate scritto una cosa di questo tipo, che la porta in Si dovrebbe oliare un po', portarci anche l'olio. Trovate scritto di Maria Stella Rosenberg, nata a Napoli da un medico ebreo rumeno di etnia tedesca, laureato a Montpellier e riparato in Italia a causa delle leggi razziali e da una giovane pianista napoletana. È autobiografico questo romanzo? Ci sono elementi... No. Non è autobiografico in senso stretto, però ci sono elementi tratti dalla vita della mia famiglia. D'altra parte, chi scrive, e qui ce n'è più di uno degli amici, sa bene che il proprio vissuto trapela, si travasa, poi magari viene romanzato, diventa soltanto uno spunto, diventa un pretesto. Però comunque alcune cose, sì è vero, per esempio Tobia è medico, mio padre era medico, ma anche per motivi, se vogliamo, di semplicità narrativa, va? Si dice che bisogna sempre scrivere di quello che uno conosce. Oh, allora per me per esempio era più facile descrivere la vita di un medico, essendo figlia di un medico, mi veniva più semplice insomma. Ecco, il nostro amico Mario parla dell'Oriente che conosce bene, voglio dire. Quindi, non potrei parlarne io. Ognuno, io ho parlato anche di varie realtà, paesi diversi. La Romania la conosco, sono nata e cresciuta a Napoli. Conosco Israele. Diciamo che ci sono, ecco, qui c'è molto Israele, per esempio, nel prete ebreo. Ma io conosco Israele sia per motivi familiari, nel senso che molti parenti dal lato di mio padre al tempo della diaspora sono andati in Israele. E c'è stato un fratello di mio padre che si è trovato addirittura coinvolto nella famosa vicenda dell'Exodus, la famosa nave che fu dirottata dagli inglesi, eccetera. E su quella nave c'era mio zio, il quale finì a Famagosta, per esempio, prima di poter arrivare in Israele. E i miei genitori sono andati in Israele e anche io sono andato in Israele. Quindi... E ci posso mettere qui una piccola parentesi? Perché è una cosa che io ti ho chiesto fin dal primo momento, tu mi hai già risposto, lo facciamo sentire anche allora, fin da quando ti ho conosciuta. Tu sei
pronipote, parente di quell'Heisenberg del principio di indeterminazione, il fisico? Allora, sembrerebbe di sì, e dico sembrerebbe per un motivo molto semplice, perché lui ha l'acqua e noi non abbiamo l'acqua. Sì, lui ha l'acqua, è vero. E lui lo si pronuncia sempre Heisenberg, invece te sei Heisenberg. Con la E normale, no, come no, scritto. Anche a te, allo stesso modo. È solo una differenza di acqua. Era di Friburgo, se non ricordo male. Sì, famoso, a parte per il fatto fisico, ma poi è stato acquisito dai filosofi, dove sta il mio amico filosofo, per... Una grande amicizia con Heisenberg, con Martin Heidegger. Heidegger, certo. Il periodo è lo stesso. Al centro della Germania c'era un granducato, il granducato di Sassonia Heisenberg, con il granduca Cristiano di Sassonia. Quindi potremmo venire di là. Hai notizie, no? Hai famiglia nobile alle spalle. Hai sangue blu, non è mai verificato. No, veramente c'è sempre rosso. Senti una cosa, allora, è sintomatico poi che tu sembra nel romanzo, parliamo di il prete ebreo, che tu metta in evidenza un po' questo passaggio, questo trade union tra Romania e Israele che hai già citato. È fatto apposta, volevi significare qualcosa? Tra l'altro, lo dico subito, tra l'altro, verso la conclusione, i due fratelli, Tobia e Simone, si incontreranno a Israele. È simbolico oppure è un fatto che poi era avvenuto veramente, non so. No, questa è una storia inventata, perché mio padre non ha mai avuto un fratello gemello, quindi insomma questa cosa è del tutto fantastica. Però c'è da dire che sia la Romania che lo Stato di Israele sono due entità, sia culturalmente parlando, sia politicamente parlando, molto sofferenti. E mi spiego, la Romania prima di diventare nazione era quasi uno stato da operetta. Chi di voi conosce la Vedova Allegra? No, la può ambientare tranquillamente. La Bandoglia. Ecco. Cioè, era uno di quelle terre, chiamiamola così, che faceva da stato cuscinetto. Per cui finiva una guerra, allora la Russia se ne pigliava un pezzo, la Polonia se ne pigliava un altro, la Germania se ne pigliava un altro. Poi succedeva un'altra guerra. Allora arrivavano pure i turchi da sud, no, tanto. Uno più un altro, insomma, che problema c'era. Tutto questo ha fatto sì che la Romania avesse avuto, anche quando ebbe la monarchia, il re Michele di Romania fu un sovrano da operetta, anche lui fondamentalmente. La cosa più da operetta che fece fu farsi un amante, svuotare la cassa e scappare a Parigi. Voglio dire, proprio... Molto romantico. Molto lasciando la moglie, la regina Elena, che era di origini più europee, e un figlio bambino con una reggenza che poi finì male, perché finì con praticamente il Antonescu, il dittatore, che formalmente era primo ministro, ma in realtà era dittatore e eseguiva tutti gli ordini di Hitler, che mandava a dire dovete fare questo, dovete fare quello, e tra le cose che mandò a dire Hitler disse dovete liberarvi di tutti gli ebrei. E qui la cosa diventa un tantino comica, se non fosse ultra tragica. Mentre in Germania avevano organizzato in maniera, diciamo, scientifica tutta l'eliminazione, la soluzione finale, chiamiamola così, per cui si erano fatti una serie di preparativi ad hoc per questo, in Romania non c'era niente per eliminare gli ebrei di organizzato, di organico. E quando Antonescu, tramite un generale tedesco che faceva un po' la staffetta e il portaordine, disse sì, ma come faccio? Perché si pose il problema di come fare. La risposta fu di Hitler, a me non interessa, basta che li levate da mezzo. E così Antonescu si affidò alle guardie di ferro, che sono l'equivalente delle SS tedesche,
il cui capo era un tale Codreanu, giovane bellissimo che girava per tutta la Romania dicendo dovunque capitasse, no? È colpa degli ebrei se qui c'è la carestia, è colpa degli ebrei se qui la raccolta è andata male, è colpa degli ebrei, insomma, faceva una bella propaganda di questo tipo, in maniera tale che chiunque ammazzava un ebreo era impunito. E così fu fatta una vera e propria strage disorganica e entro certi limiti di gran lunga peggiore delle camere a gas, nelle quali si entrava e non si usciva più. Ma il tutto è stato, insomma, ampiamente dimostrato, durava quei 20 minuti che lo ziclone faceva effetto. Vabbè, non è che stessero... Invece qua c'era, insomma, una sorta di governo del terrore. Un governo del terrore fatto da bande di persone che armate di forconi, di bastoni, di spade, di qualunque cosa, andavano in giro ad uccidere gli ebrei. L'ultima fu, e poi passo a Israele un attimo, l'ultima fu la vicenda della Transnistria, che è una zona al di là del Danubio rispetto alla Romania, e fu vissuta in questi termini, cioè un buon numero di ebrei fu chiuso nei treni piombati e facendo un giro che non finiva mai furono mandati verso la Transnistria, sempre chiusi e piombati, finché durava il carbone. Quando finì il carbone, i treni si fermarono. Rimasero là? No, non rimasero là dentro, perché arrivarono in una zona che era abitata da contadini, da persone veramente proprio dai comportamenti, insomma, decisamente fuori da ogni civiltà, ai quali fu detto potete aprire e fare quello che volete. Questo era il messaggio. Quindi quando questi poveracci, aperti i vagoni, uscirono fuori, furono aggrediti, derubati di tutto, violentati, insomma, tant'è vero che c'è una frase che è rimasta storica nella storia della Romania, cioè la Transnistria è stata fertilizzata, resa fertile, dai cadaveri degli ebrei. E la Transnistria, se andate a Gerusalemme al Museo dell'Olocausto, è una delle regioni che viene indicata tra quelle che sono state ricordate come terra di olocausto totale. Allora, questa è detta molto in breve, così la storia della Romania. Israele non è che ha avuto una sorte molto migliore, perché Israele, chi sa un po' di storia o ricorda qualcosa, sa come è stata fondata Israele. Israele non è stata fondata perché si voleva dare una patria agli ebrei. Israele è stata fondata perché gli inglesi volevano estendere il loro protettorato in quella zona per i pozzi di petrolio. Allora, agli inglesi degli ebrei non gliene frega niente, scusate il termine, ma insomma, però andavano ad insediare però volevano insediare un nucleo su cui si proclamavano loro come protettorato in grado di gestire questa situazione per poi ricavarne il profitto. E gli inglesi originariamente pensavano di dividere equamente tra ebrei e palestinesi, in maniera tale che, ergendosi a protettori degli uni e degli altri, potevano ricavare frutto dagli uni e dagli altri. Allora, quando poi gli inglesi si resero conto che questa politica non poteva andare fino in fondo, ecco perché tu dici sembra un saggio, ma perché questa storia, così come io l'ho approfondita, nei libri di storia non è che si trova. Nei libri di storia si trovano le generalità. Le generalità degli schemi finali si trovano. Quando gli schemi finali. Allora, quando gli inglesi si resero conto che non riusciva questo progetto, assolutamente, perché c'erano gli americani che avevano un nucleo
importante di ebrei che erano emigrati in America e che erano diventati anche potenti, e quindi gli inglesi avrebbero dovuto mettersi in urto con l'America. D'altra parte gli arabi non è che erano tanto interessati a lasciarsi fregare tutto il petrolio. Maria Stella, ti devo fermare. Lo so. Dimmi in 2 secondi che cosa ti proponevi di quale messaggio mandi al mondo e ai tuoi lettori attraverso questi romanzi? Ma proprio 2 secondi. Parole. Mando, leggo 2 parole. Leggine 2? Sì, sono credo le ultime di qua. Ecco qua. Si dice che gli uomini, questo è Simone che parla, il prete ebreo, si dice che gli uomini lasciano tracce di sé ovunque siano stati. A me è accaduto il contrario. I luoghi e i tempi mi hanno marchiato a fuoco. Eppure io non ho mai smesso di abitare la speranza, di tendere alla meta che mi ero prefissato. La speranza è un rischio da correre, è la condanna di chi non si accontenta. Bene. Maria Stella Eisenberg, il prete ebreo, potete acquistarlo liberamente.